pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Ciao, io sono Giulio e lei è Eleonora. Siamo del Liceo Linguistico Tommaseo e abbiamo partecipato quest'anno alla organizzazione del Festival dei Matti. Questo festival riunisce varie attività, tra cui conferenze, mostre e laboratori descrivono, diciamo, il tema della sanità mentale e di come vengono viste queste persone dal resto delle persone. E quest'anno abbiamo partecipato a questo festival, appunto, per organizzarlo e anche per pubblicizzarlo. Abbiamo fatto un'attività che abbiamo chiamato Poesia in Campo, in cui abbiamo recitato delle nostre poesie nei campi, e ora la mia collega ne parlerà un po'. Allora, ciao a tutti, sono Eleonora. E questa della Poesia in Campo è stata un'esperienza veramente bella, perché oltre ad essere stata divertente è stata anche interessante, anche perché le persone che sono state fermate il più delle volte sono rimaste contente di aver ricevuto una poesia. La poesia in campo consiste nel fermare delle persone che camminano per strada e queste persone vengono raccontate delle poesie non nostre, cioè scritte da poeti famosi o poetesse, e dopodiché abbiamo dato a queste persone dei volantini dove abbiamo pubblicizzato questo Festival dei Matti, spiegando gli spettacoli, le conferenze e tutto quello che ha a che fare col Festival dei Matti, cioè tutto quello che ha offerto il Festival dei Matti. All'inizio, prima di partecipare a questo festival, mi sono resa conto pensavo che le persone pazze fossero pazze proprio per problemi inutili, cioè problemi mentali così che venivano dal nulla. Invece poi mi sono resa conto, ascoltando anche varie conferenze, che le persone matte hanno avuto problemi in famiglia o problemi comunque gravi che hanno fatto in modo che queste persone tentassero anche quasi di uccidersi. Quindi mi ha toccato molto questo argomento, perché molte persone di quelle che ho ascoltato o che comunque ho sentito, ho visto, riuscivano a esprimere veramente bene ciò che hanno provato, toccandomi proprio nel profondo, anche vedendo proprio sentimenti quasi tangibili. Sì, a me ha molto colpito il fatto che molte persone non sono veramente matte, ma venivano rinchiuse nei manicomi anche persone con problemi, diciamo, tra virgolette, più semplici della vera pazzia, come l'anoressia o la depressione. E infatti credo che queste persone siano state portate, diciamo, alla pazzia proprio per essere state rinchiuse in questi luoghi in cui venivano maltrattati veramente in un modo terribile, anche se non avevano dei problemi veramente forti, diciamo. E sì, e questa cosa mi ha colpito molto. Infatti ho capito che bisogna capire, quando si parla dei matti, bisogna capire sia come si sente la persona, sia come reagiscono le persone intorno a lei e perché è stata portata perché ha questi problemi, diciamo. Follia secondo me, si possono intendere molte cose, sia, diciamo, la pazzia vera e propria di quelli che hanno problemi mentali così, oppure anche, per esempio, ci sono degli artisti che diciamo dimostrano una follia che non è vera pazzia, è una
è un essere diverso, ma perché pensare in un modo diverso e comportarsi in modi diversi. Quindi per pazzia non si può proprio pensare a una vera malattia, diciamo. Secondo me invece la follia è un disagio personale causato dagli altri, cioè all'inizio si è normali, però poi ascoltando anche i pensieri altrui o magari proprio stando a contatto con altre persone si rischia di avere queste cadute o debolezze che gli altri non possono percepire e oltretutto non possono aiutarti. Allora, secondo me la normalità è soggettiva, perché io posso dire di essere normale ma qualcuno può vedermi pazza. Quindi la normalità secondo me non esiste, cioè è una cosa che non esiste, cioè io posso ritenere pazzo qualcuno che invece per qualcun altro è normalissimo. Quindi non esiste la normalità. Anche secondo me la normalità non esiste, perché nessuno è normale davvero. Ognuno è, diciamo, folle a modo suo. E può essere visto come normale o può essere visto come folle, però la normalità davvero nessuno è normale. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill.